Il 10 giugno 1991 l'Assemblea Provinciale del Consiglio Provinciale di Trento approvava una legge per noi importantissima, una legge che dice che il Trentino è un territorio che ha a cuore le tematiche della pace e dei diritti umani. Per lavorare quotidianamente su queste tematiche istituisce un organismo che è il Forum Trentino per la Pace e i Diritti Umani. Da 30 anni il Forum lavora costantemente, quotidianamente, proprio per portare avanti una cultura, per diffondere una cultura della pace e dei diritti umani. Lo facciamo nelle scuole, lo facciamo nei comuni, lo facciamo negli oratori, lo facciamo nelle valli del Trentino, con iniziative, con eventi, con un'attività formativa costante. Inoltre il Forum è consigliere della Giunta e del Consiglio Provinciale. È un ibrido molto strano e unico in Italia in cui il mondo della politica, il mondo delle istituzioni si unisce e è rappresentato nel forum, nell'assemblea del forum, assieme al mondo delle associazioni che lavorano sui temi della pace e dei diritti umani. E quindi è un punto di contatto tra l'attivismo dal basso e tra le istituzioni che devono da una parte devono legiferare e dall'altra comunque portano avanti queste tematiche, per noi molto importante. Questi 30 anni cerchiamo non solo di celebrarli, in parte anche di festeggiarli perché è giusto, ma cerchiamo di capire cosa si è fatto in questi 30 anni, cosa stiamo facendo e anche cosa potremmo fare. E questo percorso lo abbiamo fatto assieme a tutta una serie di realtà, le nostre associazioni, le nostre istituzioni, abbiamo intervistato gli ex presidenti, faremo tutta una serie di eventi che oggi presentiamo. Tra i nostri partner abbiamo anche la fortuna di avere Vita Trentina. Vita Trentina ci ha appoggiato, ci ha sostenuto e assieme appunto a breve presenteremo un numero interamente dedicato ai 30 anni del Forum della Pace e dei Diritti Umani. E per questo sono molto grato e riconoscente a voi di Vita Trentina.